Здравствуйте! Теперь наша рубрика «История космонавтики». Подъем! Cari amici di Spazio Penuti e Frontiere, amici delle storie di Cosmonautica, eccoci qua di nuovo per un'altra diretta congiunta in compagnia del mio carissimo Roberto Paradiso, che sarà mio partner ancora una volta insieme per SPF, e naturalmente buonasera a Roberto. Ciao, buonasera, ciao Stefano, buonasera a tutti, ben rivisti a chi stamattina ha seguito la mia diretta. Ti ricedo la linea. Allora, grazie. Quindi niente. Allora, parleremo ancora una volta di questo Julia Peresild, adesso che sale alla ribalta anche nella cinematografia occidentale. Nessuno sapeva chi era, e adesso sappiamo che questo nome diventerà probabilmente famoso, non solo perché è bellissima, è una bellissima attrice, ma probabilmente esatto, anche perché l'esoticità di andare a cercare anche nell'est Europa il cinema dovrebbe essere un qualcosa di internazionale, però insomma ci sono ancora attriti e resistenze nella cortina est-ovest. Julia è salita in orbita stamattina, abbiamo seguito, per chi ha potuto seguire la diretta con Roberto Paradiso, siamo riusciti a raccontare, chi più chi meno, insomma, per chi ha potuto seguire questo lancio che poi si è concluso anche con spaziale. Julia Peresild, ricordiamo, l'attrice principale, ma non è salita a bordo soltanto lei, con lei anche il regista del programma, quindi di cui approfondiremo, esatto, e qui Roberto Barcerò la linea. Avremo diverse immagini da farvi vedere, scene del lancio, scene dell'attracco e una curiosità sull'arrivo in manuale della Soyuz MS-19. Esatto. Roberto, intanto adesso passo a te la linea, intanto naturalmente ricordo, esatto, SPF TV in compartecipazione con Cosmonautica, Federmos, il nostro brand online per i nostri prodotti che potete acquistare, e attualmente Space School, che è temporaneamente in naftalina in attesa dei suoi protagonisti. Quindi salutiamo Letizia, Francesca e Andrea per le prossime puntate. E intanto Letizia, ricordo che stasera sarà in diretta alle ore 9 sul canale Twitter di Telespazio, che potete vedere già dal link che abbiamo messo su SPF. Roberto, passo a te la parola per l'approfondimento. Ok, allora, come abbiamo detto stamattina, ricapitoliamo. Si tratta di una missione con una cosmonave, una Soyuz di tipo MS, la MS-19, lanciata appunto questa mattina intorno alle 10.55 italiane, 11.55 di Mosca. L'equipaggio è composto da il comandante, che è Anton Nikolaevich Skavelov, che è un cosmonauta del 72, un pilota dell'aeronautica militare, collaudatore. E tra l'altro, se avete seguito il mio articolo sulla morte di Gagarin, è colui che fa tutte le simulazioni per provare i vari scenari tipo possibili dell'incidente. È veterano delle missioni Soyuz TMA-22, TMA-15M e MS-07. C'ha all'attivo fino a stamattina 533 giorni nello spazio, adesso incrementerà il suo record. Poi, come specialisti di volo, ma sostanzialmente due passeggeri, Julia Sergeevna Peresild, che è l'attrice, nata il 5 settembre 84, quindi molto giovane, avete visto la biondina molto graziosa, e Klim Alexeyevich Shipenko, che è il regista, nato il 16 giugno dell'83. E Klim Shipenko, per chi segue un pochettino il mio lavoro parallelo, che è quello di fare le traduzioni dei film russi non importati in Italia, è il regista di Salute 7, La storia dell'impresa.
Faccio un piccolo inciso perché Stefano ha accennato a qualcosa che appunto volevo approfondire. La cinematografia russa è molto prolifica. Io quando sono stato a Mosca, la guida ci ha fatto vedere la Cinecittà di Mosca, che è una città di produzione televisiva della Mosfilm, che è una casa molto famosa in Unione Sovietica prima e in Russia dopo. Specialmente il primo canale, che è quello che insieme a Roscosmos produce questo evento, il primo canale produce tantissime fiction, quindi che per chi capisce un po' di russo, tipo sottoscritto e segue la televisione satellitare, sul primo canale russo ci sono tantissimi film e sceneggiati, come si chiamano una volta. Molti film sono prodotti e mai tradotti in Italia e mai importati, e quindi qualcuno a tema aeronautico o spaziale mi diverto a tradurlo, faccio i sottotitoli e diciamo viene diffuso anche da noi. E Julia Beres appunto è una di quelle attrici che da noi non si è vista per nulla perché è molto presente in tantissime fiction di produzione russa, ma nessuna di queste è mai giunta fino a noi. C'è da dire che non è l'unica attrice che era presente oggi a Baikonur, perché c'è come tradizione un equipaggio di riserva e un equipaggio di riserva della riserva. La riserva è costituita dal cosmonauta Oleg Artemiev, la Alena Morodvina, che è un'altra attrice molto carina, che lei è brunetta, non bionda, e Alexei Dubin, che è l'aiuto regista. La riserva della riserva invece è un equipaggio composto esclusivamente da cosmonauti. In caso proprio di default di tutti e due gli attori e i registi, diciamo, sarebbe mandato una missione tradizionale, insomma il film è saltato. Curiosità, e poi veniamo a qualche filmato. L'addestramento è iniziato il 24 maggio del 2021. Il film è stato prodotto, appunto, come ho detto, dal primo canale, insieme all'agenzia di Stato Roscosmos e alla casa di produzione russa Yellow Black and White. Saranno girati sulla ISS 40 minuti di film e nelle riprese appariranno loro, malgrado forse, i cosmonauti Novichkin, Dubrov e Shkaperov. Il regista dovrà fare molti lavori perché non può ovviamente avere una troupe a suo seguito, quindi farà anche da operatore, da truccatore, da costumista, mentre Dubrov e addirittura il cosmonauta della NASA Mark Van Dey saranno i suoi aiuti registi. Quindi ecco, qui andiamo a smentire tutti quelli che ogni tanto scrivono i russi con gli americani, qua, là, guerra nello spazio, non fanno, si collabora nello spazio amabilmente. Dall'altro appunto l'astronauta americano farà da aiuto regista. È stata fatta questa iniziativa è partita del film, è partita già esattamente un anno fa, con un concorso che appunto voleva reclutare un'attrice. Si sono presentate in tantissime, alla selezione finale appunto sono arrivate queste due e hanno superato un addestramento intenso ma ridotto al minimo. Tant'è che, come ho detto all'inizio, la cosmonave sostanzialmente è una cosmonave monoposto perché il comandante deve fare anche le veci di primo ufficiale e di ingegnere di volo. L'attrice e il regista erano proprio dei passeggeri, non avevano alcun ruolo attivo, anche se avevano imparato determinate manovre di emergenza. E quindi anche la difficoltà che c'è stata nella fase di attracco è stata tutta a carico del comandante, che ha dovuto prendere le veci del pilota perché non c'era un pilota, quindi faceva tutto lui. Quindi loro hanno avuto questo piccolo intoppo che poi vedremo. Praticamente l'avvicinamento a un certo punto è stato interrotto, l'avvicinamento automatico, perché il sistema di avvicinamento e di aggancio CURSA M a un certo punto non dava dei dati corretti, per cui hanno dovuto fare marcia indietro, tornare a 200 metri di distanza. Si vedrà in un video che manderemo in onda. A un certo punto si passa il display sul comando manuale, si vede proprio il display del pilota e il comandante agirà sui comandi per fare un avvicinamento del tutto manuale, avvenuto poi regolarmente intorno alle 16 italiane. Dopodiché c'è stata l'apertura del portello. L'apertura del portello, anche lì c'è stata qualche difficoltà. Io, sentendo l'audio in lingua russa mentre stavo in ufficio, c'era incastrato, insomma, il portellone interno, e quindi hanno avuto un po' di problemi, però alla fine ci sono riusciti con le buone maniere, quindi sono entrati e hanno fatto la loro fotografia di rito insieme a tutti gli altri. Bene, io penso di averti. Non so se tu adesso rivedi ancora i video che ho allegato, perché Allora, i nel video sono frattempo. spariti nel momento, i video Ok, sono sì, perché scomparsi mi nel momento in ero. cui cosa. Ti invito magari a metterli uno per uno nell'ordine in cui me li hanno Nell'ordine. Ok, presentati, perfetto, così adesso. poi li rimuoviamo uno dopo Sì, l'altro, intanto ecco. Intanto perfetto. saluto tutti Incomincio coloro ad che ci stanno allegare. seguendo,
che possono interagire, naturalmente possono commentare, anche se io vedo i numeri a zero, ma io vedo che stanno mettendo like, quindi presenza ce n'è di persone. Quindi saluto Abdul, Ileana e altri due che stanno seguendo in diretta. E da quanto sto vedendo, ecco, vedo già i commenti. Anna, buonasera. Denise vuole sapere, sono i primi civili che raggiungono la ISS? Se non sbaglio, ci sono stati dei privati già, vero? Sì, sì, già altri privati sono andati, per cui non è questo il caso, no, sono già altri, sono i primi che andranno a girare un film, quindi il primo attore, il primo regista, e questo nella storia è proprio il primo film di... Esatto. La prima troupe cinematografica, diciamo, c'è un'etichetta per ognuno di quelli che salgono, che non sono astronauti o cosmonauti. Allora, adesso, diciamo, quando hanno superato, io nella telecronaca mi sono un po' esaltato al 100° chilometro di altitudine, perché in quel momento la Julia Perez si poteva a tutti gli effetti considerare una cosmonauta russa, perché ha superato la linea di Kármán e quindi è una cosmonauta, è andata nello spazio. Però ci sono stati diversi civili. Ecco, seguiamo il lancio. Questa è la partenza di avvenuta stamattina alle 10.45, sì, sì, 10.55 italiane, molto ecco. Puntuale è stato il lancio, vedete queste fasi, vabbè, come avevo accennato nella cronaca, non fanno contro la rovescia, ma c'è semplicemente una checklist, quindi vengono dati dei comandi e viene chiesta conferma appunto alla torre di controllo, dopodiché il razzo parte, si libera dalla morsa della rampa di lancio, che è una rampa di lancio che ha dei blocchi a gravità, diciamo che il peso del razzo tiene la morsa il razzo stesso. Quando il razzo accende i motori, l'alleggerimento del peso fa sì che questa morsa metallica, che si chiama tulipan, proprio come un fiore, si allarghi, e quindi il razzo possa decollare. Tant'è che appunto una delle prime cose che viene detta al momento in cui parte il razzo è Threshold Contact Padioma, cioè che vuol dire, o Padiom, che è anche la sigla iniziale del mio canale, praticamente vuol dire che Threshold Contact Padioma vuol dire che abbiamo ottenuto il segnale di distacco. Padiom vuol dire distacco, è un po' come lift off quando partono i razzi americani. Qui si vedono appunto i primi, io ho messo in questo video i primi 114 secondi di lancio, perché c'è un motivo. Perché al 114° secondo viene distaccata la torre SAS, cioè la torre di salvataggio, per cui in caso di avaria, nei primi 114 secondi il razzo viene portato a terra, spinto in alto e poi riportato a terra da questa torre. Dopo il distacco bisogna utilizzare il terzo stadio. È un'occorrenza di emergenza che è già stata sperimentata dall'ex Unione Sovietica, è stato fatto con la Soyuz 18, che non è poi partita e si chiamava 18A, perché i russi hanno la bella abitudine di numerare i voli soltanto dopo che hanno raggiunto l'orbita, per cui è stata chiamata l'anomalia del 5 maggio. E quando sono arrivati appunto al 127° secondo, c'è stata un'anomalia del distacco del secondo stadio, per cui sono dovuti rientrare accendendo il terzo stadio. Sono rientrati anche molto male, per fortuna vivi, ma comunque hanno sbattuto meglio molto. Meglio male che mai. Meglio male che morto, esatto. Però ha funzionato, come anche ha funzionato Torre Sas 3 anni fa, che è entrata in azione e quindi ha salvato 2 cosmonauti e un astronauta americano. Benissimo. Quindi allora, siamo al 90° secondo, quindi siamo quasi alla fine, sì, del primo frammento video. Vedete, poi che inserirei la manovra di attracco. Esatto, andiamo alla manovra di attracco, che anche qui, come ho accennato prima, ha avuto un piccolo intoppo. Stava facendo un avvicinamento automatico, a un certo punto si sono resi conto che dei dati non quadravano. E quindi il pilota, che è poi sempre lo stesso comandante, un po' factotum, Anton Skaperov, si è dovuto mettere, come vedete qui il display è cambiato e ci fa vedere quello che vede lui sul suo schermo davanti appunto alla sua postazione. Quindi a destra ci sono tutti i controlli di volo, che lui agisce con due joystick, praticamente come un elicottero, da una parte c'è il comando del motore, dall'altra parte c'è il comando di assetto.
si è dovuto allontanare di 200 metri e ha ricominciato ad attaccare, diciamo, ad andare un pochettino avanti e a muoversi destra a sinistra fino a che non è riuscito a centrare la guida di riferimento, che è posta sotto quel buco che vedete lì, che non è altro che il sistema di aggancio, la parte, diciamo, passiva del sistema di aggancio che usano i russi, che si chiama SSGVP4000. È un sistema di aggancio che risale agli anni 70, collaudatissimo, ancora in uso, anche se poi gli stessi russi hanno prodotto quello che usa invece la Dragon, che è l'APAS 95, forse molti non sanno, che è prodotto dall'energia ed è appunto derivato dal sistema di aggancio che hanno progettato i russi insieme agli americani per la missione Apollo Soyuz. È una sua evoluzione, viene fabbricato in Russia e montato sulle navicelle americane. Questa è una piccola particolarità. Ok, questo è l'aggancio, abbiamo visto, poi passano, appunto, siamo alla fase finale, il comandante ha centrato l'obiettivo, per cui si avvicina e ottiene l'aggancio. Esatto. Dopodiché arriviamo alla conclusione di questa bella possiamo giornata. Possiamo anche passare all'ultimo filmato, insomma. Ecco, passiamo all'ultimo filmato, sì, certo. E dunque, eccolo qua. Sì, l'ultimo video. Tanto ringraziamo StreamYard che ha migliorato la sua qualità notevolmente, quindi ringraziamo decisamente, anche che ci ha permesso di essere anche più qui veloci. C'è stato un piccolo intoppo. Qui sta caricando ancora perché siamo eccolo qua. Sì, brevemente, ecco, c'è un piccolo intoppo. Qual è stato il regista? Il regista voleva aprire la porta, ma si è incastrato il portellone dalla parte interna e quindi hanno dovuto lottare per 5 minuti con questo portellone che non si voleva aprire. Dopodiché, per fortuna, con le buone maniere sono riusciti a far scattare la serratura e, come vedete, il cono, diciamo, che quello poi non è altro che il cono centrale del sistema di aggancio, viene rimosso, si aprirà il portello, usciranno fuori, il primo che uscirà fuori sarà il comandante, strano. Il tappo del tubetto della maionese, in sostanza. Esatto. Allora, quello che vedete ha buttato, diciamo, per terra, in basso a sinistra, è il cono di protezione che vedevamo fuori prima nella immagine precedente, quando si stava agganciando. Quello che vedete adesso rientrare in dentro è quella, la parte attiva, cioè la sonda. Ecco, sapete che i sistemi di aggancio russi hanno un maschio e quindi quello è il maschio e quella era la femmina. La femmina è stata rimossa dal cosmonauta che stava sulla ISS, il portellone con qualche difficoltà viene aperto e poi adesso vedrete che il comandante sarà il primo ad uscire, seguito poi dalla biondina. Sicuramente era colpa del regista, che ovviamente non ne capisce niente di gusci. Il regista non è riuscito, infatti gli hanno detto... lo sai che ha fatto, perché l'hanno detto, si è sentito molto chiaramente, gli ha detto a un certo punto il comandante e anche l'Artemiev, l'altro cosmonauta, quello stava dentro l'ISS, leva per favore la telecamera, perché lui aveva messo la telecamera davanti al portellone e l'aveva incastrata, quindi gli ha detto per favore leva la telecamera, ha tolto la telecamera e sono riusciti a sbloccarlo. Questi sono, diciamo, gli inconvenienti di quando ci sono i pivelli in orbita. Quando si dice imbranauta... L'imbranauta spaziale, vedi, sarà bravo come regista, però insomma ci ha fatto ritardare di 10 minuti. Lo rubiamo a un programma TV, diciamo, a un telefilm che va in onda il pomeriggio, che andava in onda il pomeriggio, intitolato Il Goldberg, sulla quale il padre di questa famiglia sgraziata praticamente chiama il figlio maggiore imbranauta perché è un combina guai e quindi ha detto è collaudato a combinare pasticci. E quindi imbranauta lo appelliamo anche al regista. L'imbranauta d'oro lo diamo a Klim Shlipenko, che ha fatto ha fatto la cazzata del giorno. Ecco, diciamo acceleriamo un attimo il processo, magari mandiamo leggermente più avanti. Sì, vediamo quando escono. Pensate, questi sono 5 minuti di registrazione, pensate quali maledizioni qualcuno avrà dovuto tirare perché stavano mettendoci in diretta se le sono sentite, cioè non tanto le maledizioni quanto quando a un certo punto gli ha detto leva per favore questa telecamera da dietro e quindi alla fine poi si è aperto il portello. Ho detto, non si sono viste le martellate, quindi rientrano in studio perché non vogliono far vedere il momento in cui picchiano
il regista, il comandante dà un cazzottone al regista, però esatto. Forse no, no, adesso rientra, hai capito che la devi togliere la telecamera o no? Se io ostinato, no, no, adesso... no, no, se andiamo un pochettino avanti, Stefano, tu penso un po' puoi gestire un attimo il controllo. Io adesso vado un attimo avanti sul controllo, elimino un attimo. Ragazzi. Che... ecco magari, ok. Può tornare leggermente. Okay, esatto. Loro sono adesso sono entrati, sono tutti quanti nel modulo Svezda e fanno la foto di gruppo e diciamo hanno spento proprio il momento in cui uscivano dalla cosa e sono il momento di uscita dovrebbe esserci, guarda, è un po' più indietro, vediamo se allora torno un attimo indietro ancora. Aspetta, che forse proviamo, perché ho detto vediamo un pochetto, sì. Vediamo un attimo, 3:27, vediamo se riusciamo a prenderli, perché finora era tutto un fermo immagine, vedevamo soltanto il guscio che era per terra, il tubo di aggancio che era ancora mezzo aperto, mezzo chiuso, e qua continuo a vedere, eccolo qua, probabilmente ci siamo, vediamo qua, adesso la lavatrice è stata aperta. Dovrebbe riuscire. Forse qualcuno è già uscito. No, perché allora l'equipaggio c'ha il comandante, hanno delle tute verdi per distinguerli proprio dall'equipaggio dell'ISS. Okay. Qui va in quindi... blu. Vabbè, ascolta, lo facciamo andare a scorrere perché tanto metterà un po' di tempo. Vai, lo guardo io, diciamo qua in locale, un attimino così ti trovo il minuto esatto, ma vabbè, non è importante perché qui fotogramma finale. Esatto. Per non andare troppo poi per le lunghe, ecco che dice anche l'altra diretta. E allora, vediamo un po'. Vediamo se qui riesco a vederlo, a trovarlo io, ma se no, non mi fa nulla. Se no, pazienza, è così. Vedi, c'è un. Io adesso qui vedo soltanto lo stendard, lo scudetto, sì, diciamo. Il logo della missione. La missione, esatto. Slipenko. Ricordiamo Skaplerov e ovviamente Perezild, e sono i tre membri di equipaggio praticamente con un solo cosmonauta a gestire tutta praticamente la baracca, gli altri due ospiti in volo della Soyuz. Diciamo che parafrasando la situazione sembrerebbe quella cosa che è successa, non so se vi ricordate il film... Sì, vai. Dunque, Armageddon, dove, eccolo qua, guarda, al minuto, dovresti andare al minuto... Io però vedo che è bloccata l'immagine, non so se sia per un sovraccarico. Il mio video 6.27. Beh, andrebbero tolti forse gli altri. È probabile, perché al sesto minuto praticamente mi esce fuori. Comunque dai, non fa nulla, insomma, non è... Intanto gli altri li possiamo eliminare... Oh, no, vabbè. Sì, togliamo. Se no rischio di eliminare. Mi levo. No, aspetta, che provo a far toglierlo io. Allora, remove from studio. Ecco, vai in remoto e toglili tu. Intanto, qui, ecco. Vedo, questi l'ho tolto, è rimasto solo questo. Esatto. Sta praticamente, sembra che sta facendo un loop continuo e non si vede l'animazione corretta perché sta andando proprio a frammenti. E quindi spero che, naturalmente, intanto la programmazione reale stia effettivamente andando regolare. Però... Vabbè, guarda, alla fine possiamo soprassedere, poi dopo magari... Certo, tanto buonasera anche Ileana, naturalmente. Se avete commenti da fare, intanto vedrete così. Abbiamo parlato del film stamattina, The Challenge, l'abbiamo chiamato così in inglese, ma il titolo reale è ovviamente La sfida in russo. Eccoli qua, vedi? Qui praticamente è il momento in cui fanno la foto di gruppo, la posizione di gruppo. Il saluto della foto di gruppo. Esatto, il saluto è praticamente Julia Perez. Va bene, possiamo chiuderlo qua, vai. Diciamo possiamo chiuderlo qua, perché volevo dire che se arriva l'abbiamo tranquillamente ottenuto. Benissimo, quindi questo dopo 25 minuti siamo riusciti a fare questa cosa qui. Naturalmente, se avete domande da fare, siamo per rispondere per voi. Diciamo quindi, abbiamo conosciuto Julia Perezild ai primi vagiti occidentali, chiamiamola così, perché comunque non,
nessuno sicuramente sapeva chi era finché non se ne è parlato. E quindi direi che abbiamo completato questa quest'altra missione. Quindi Tom Cruise è battuto, e non soltanto adesso, sì, nella prossima parte, adesso stavano dicendo che sarebbe stato battuto anche da William Shatner al secolo, esatto, il capitano James T. Kirk, James Tiberius Kirk di Star Trek, ma in effetti James Kirk volerà in diciamo con la Blue Origin in volo suborbitale, quindi non nulla a che vedere con quello che farà Julia e in seguito il suo collega americano Tom Cruise, al secolo nome d'arte di Thomas Mapother IV, per la cronaca, perché può essere anche Tommaso Crociera. Con Tommaso Crociera per i simpaticoni, e quindi siamo a prendere in giro anche Tom Cruise. Ma che poi, tra l'altro, diventa puramente gossip il fatto che Julia Perez abbia battuto Tom Cruise nella corsa allo spazio, quindi prima attrice russa, secondo attore americano, quindi diciamo che alla fine dei conti è la solita manfrina per fare giornalismo. Esatto, sì. No, tra l'altro poi si apre tutto anche una competizione, stavo leggendo qualche articolo proprio oggi, dove Roscosmos, per l'emanazione di una sua società che si chiama GlaveCosmos, che praticamente si occupa di contratti commerciali, quindi lancia i satelliti per esempio OneWeb, ma soprattutto anche la collaborazione con l'ESA, e GlaveCosmos ha intenzione di mantenere una flotta di Soyuz anche dopo l'avvento dell'Ariol, della nuova navicella, perché le vuole dare in gestione a chi vuole fare dei voli privati. Ovviamente costano un boato, perché stiamo parlando dell'ordine di qualche centinaio di milioni di dollari a volo, però per chi se lo vuole può permettere, considerando che le Soyuz vengono prodotte in serie, in fabbrica, ma veramente a ritmo di una al mese, non è uno scherzo, loro non buttano niente, la Soyuz funziona, i razzi ci sono, i poligoni anche, quindi si possono sbizzarrire con i voli commerciali. Certamente la Dragon costa molto meno e ci sarà, insomma, da ridere anche in questo senso. Tom Cruise, ci sono state questioni sul fatto, ma perché loro e noi no? Intanto siamo agli inizi, quindi stiamo assistendo a un cambiamento epocale nella cosiddetta corsa civile allo spazio, perché da una parte ci sono i cosiddetti magnati che pagano fior di milioni per conquistarsi il loro posto a costo di cacciare l'anima a bordo della stazione spaziale. Sono comunque avventure pionieristiche che, vi assicuro, non sono da sperimentare, perché della serie ci vado la prossima volta non ci vado più. Quindi diciamo che in vista di quello che sarà il futuro dei viaggi spaziali e della serie, la nostra generazione si scordi di viaggiare comodo, e queste sono missioni che nascono con lo scopo un po' di tipo commerciale, per farsi conoscere, quindi una sorta di biglietto da visita per le future avventure Blue Origin, Virgin Galactic, la stessa SpaceX, che comunque sembra più avanti delle altre due. E poi non parlare delle sfide con gli altri paesi, quindi con la Cina, con l'Agenzia Spaziale Giapponese, con quella indiana e anche con quella, ovviamente, la Roscosmos, che rappresenta la solita superpotenza per eccellenza nei confronti degli Stati Uniti, ma si sta osservando un cambiamento epocale, perché al posto delle agenzie governative si stanno progressivamente sostituendo le agenzie private, che nella fattispecie stanno correndo molto più velocemente perché investono soldi loro. Per cui non c'è il soldo del contribuente che deve essere centellinato ed esaminato alla lente di ingrandimento per dire ai cittadini: guardate che state pagando le tasse per mandare gente nello spazio. E quindi può essere un innesco di polemica. In tutto questo, l'Agenzia Spaziale Europea ha l'Italia tra le leadership nell'eccellenza, non tanto nel mandare attrezzature grosse, però macchinari, o perlomeno apparecchiature che di fatto sono operative in orbita o negli altri pianeti, soprattutto Marte, e che hanno avuto un grande successo, e soprattutto nella corsa ESA
c'è una sorta di rivalità con la Francia, con la Germania, perché si cerca di spadroneggiare per conquistarsi il cosiddetto appalto per la macchinetta che dovrà funzionare lì. Alla fine quindi c'è sempre una sorta di affrontarsi, ecco, quindi una sorta di sfida che può essere anche positiva sotto certi aspetti, purché non ci metta le mani in pasta la politica, perché sappiamo sempre che i politici rovinano quasi sempre tutto. Quindi da questo punto di vista forse un solo paese mira al successo in termini governativi e quindi diciamo che c'ha l'esclusiva e non se ne parla più. Beh, e anche va bene così. Meno voci per mandare nello spazio hanno dimostrato che funzionano meglio di tante voci quando lavorano insieme e soprattutto si rivaleggiano. Un classico esempio lo abbiamo avuto nelle missioni Apollo a proposito dei filtri, e l'Apollo 13 ne ha saputo qualcosa. Sì, sì. L'equipaggio di Apollo 13. Anche l'Unione Sovietica ha commesso un mare di errori, proprio perché alla fine mettevano gli uffici di progettazione di OKB uno contro l'altro e quindi non sono arrivati sulla Luna, perché i due progetti andavano in parallelo invece di concentrarsi su uno unico. Hanno disperso le energie e soprattutto Korolev ha fatto pesare un po' il suo peso politico, il suo pasticcio di parole per mandare avanti il progetto LN1, che poi alla fine non era un progetto valido, era più valido quello di Chiang'e. Ma con i se e con i ma non si fa la storia, e nemmeno con i faremo e vedremo, perché io ne leggo di tutti i colori: faranno quello, faremo quello. Sì, prima vediamo delle cose, perché anche ci sono tanti progetti in ballo. È bello perché per me sembra essere ritornati ai tempi di quando ero bambino, che la corsa allo spazio era tutti i giorni, e quasi tutti i giorni Natale c'è un lancio quasi a settimana. È una cosa veramente entusiasmante, e vediamo dove riusciamo a arrivare, considerando che c'è una grossa accelerazione. L'India, certo, Presto manderà i suoi ganganauti, come si chiamano, nello spazio, con una navicella che stranamente è una copia dell'Ariol, perché la copia dell'Ariol è quella cinese, di cui non si sa il nome, ma la Ganganyaan è una copia della copia della navicella russa. Secondo me sembra che si sono messi d'accordo e detto: andate avanti voi. E poi che a noi ci viene da ridere. A noi adesso siamo, poi vediamo. Che sono, ad ogni modo, giungiamo alla fine della trasmissione, dopo 33 minuti di live, comunque tra diretta e compagnie simpatiche presenze. Intanto voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, voglio ricordare che ci saranno prossimi appuntamenti, per cui continuate a seguirci. Adesso in diretta sul canale Twitter di T-Talk, su Telespazio Twitter, dalle ore 21 sta per partire adesso in onda il programma con Letizia Davoli, Francesca Letizia, Clelia Iacomino, Patrizia Caraveo, Ettore Perozzi. Parleranno di ecosostenibilità nello spazio, si parlerà di detriti spaziali. La diretta la potrete seguire attivando il link, o perlomeno che abbiamo già inserito tra i nostri post all'interno di SPF Spazio per l'Ultima Frontiera. Ringrazio naturalmente tutti i nostri sponsor, quindi SPF TV, Fedarmos, www.fedarmos.com, Le Storie di Cosmonautica TV, canali SPF TV Astronomy Channel, quindi su YouTube e su SPF stiamo lavorando per crescere sempre di più, e naturalmente non mancheranno ospiti importanti durante il corso della stagione. E come sempre, liberi da pubblicità, andiamo avanti per la passione vostra, e naturalmente ci auguriamo di avervi sempre più numerosi in nostra compagnia. Roberto Paradiso, grazie intanto di essere stato. Grazie a voi, grazie a te, Stefano. Ormai non più ospite, ma naturalmente. Facciamo come conduttore del telegiornale. Quindi lascio a te il saluto conclusivo. Va bene, allora io ringrazio Stefano per lo spazio che mi concede, ringrazio tutti voi per l'attenzione. Anche ormai questa non è più spazio concesso, ormai è condiviso. Ormai è uno spazio condiviso, ormai è uno sharing. Ormai siamo fratelli, diciamo. Di vai, sì, per favore, esatto. Grazie a chi stamattina ha avuto la pazienza di seguirmi, nonostante appunto la mia imbranataggine. Ho fatto le veci del regista, appunto, che era imbranato col portellone, era imbranato con StreamYard, per la prima volta che faccio una diretta, è venuta benino, non poteva venire meglio. Il video lo pubblicherò anche sul canale YouTube prossimamente, adesso lo sto un po' montando perché ovviamente taglio qualche pezzo che non è venuto bene, e insomma abbiamo vissuto una nuova pagina, un'altra pagina di storia, la storia dell'astronautica passa anche per un film, e quindi oggi si è vissuta appunto questa nuova pagina di storia. Speriamo di vederne tante altre in futuro, quindi vi saluto, vi aspetto alle prossime eventi insieme a Stefano, insieme a tutti gli amici di Space School e di tutti i gruppi che collaborano con noi.
grazie dell'attenzione. Un abbraccio di cuore a tutti i nostri un abbraccio amici. A tutti. Ciao. Un abbraccio, ciao a tutti. E... prova, come dico io. Come si dice? Esatto, ci sentiremo a presto e naturalmente racconteremo altre avventure, non mancheranno altre sorprese. Intanto le missioni continuano e vanno avanti. Saluto Anna Di Campi, buona serata e grazie per la bella diretta, grazie a te di averci fatto compagnia, grazie a Ileana, Denise e tutti gli altri che ci hanno continuato a seguire fedelissimi, naturalmente pochi ma buoni, ma come sempre poi cresceranno anche nel corso della differita. Vi ricordiamo che questo programma potrà essere seguito in, anche sui, sui nostri canali YouTube, quindi SPF TV Channel, Astronomy Channel e Le Storie di Cosmonautica, su sempre sui canali YouTube, e naturalmente come sempre naturalmente Cieli Sereni. Ciao, ciao Iserina. Ciao. Ciao a tutti. Esatto. Здравствуйте! Теперь наша рубрика «История космонавтики». Подъем!